Ciao ragazzi, questo video sarà un video differente rispetto al solito, perché mi sono letteralmente rotto i coglioni di certi comportamenti che alcuni network hanno con gli youtuber. Logicamente parlo per me perché mi sono rotto le palle che addirittura davanti all'estremo questi vengano a rompere i coglioni, e vi spiego subito di cosa sto parlando. Sto parlando di dei network che vanno a segnalare per copyright i video quando non hanno nessun motivo per farlo, e tantomeno vanno a segnalare come se voi utilizzaste dei contenuti in loro possesso, quando in realtà di loro, di quel possesso che loro denunciano, non c'è un cazzo. Quindi sono incazzato e lo faccio. Io non faccio vlog perché non mi piace, non mi andrebbe mai farmi vedere in faccia, però considerate un pseudo vlog, lo farò in modo breve, ma questo lo faccio per tutti quelli che si trovano magari come me, avere un canale piccolo appena nato in cui mettono i propri video e cercano di rispettare tutte le regole di copyright che YouTube impone, e si trovano magari a ricevere delle contestazioni sul copyright, sulle proprietà del copyright, eccetera eccetera eccetera, da qualcuno, ok, che è grosso magari, e non facciano nulla, perché se voi non fate nulla, non rispondete, non fate niente, non andate contro questa contestazione, entro 30 giorni quelli si beccano il diritto del vostro video, ok? Quindi nel caso di monetizzazione, logicamente uno viene a dirmi: cazzo, non hai neanche la partnership, che cazzo ti frega? Fai conto che un domani uno può avere la partnership e gli fanno sti scherzetti, è un casino. Allora, partiamo subito. Io sono inesperto nel grandissimo mondo di YouTube, per questo voglio proprio fare una mia contestazione personale per gli inesperti. Poi magari arriva gli esperti e dici: no, tu hai sbagliato tutto, ben venga, chapeau, grazie per avermelo detto, però questo lo voglio fare. Prendiamo ad esempio il mio canale. Il mio canale abbiamo logicamente dashboard, gestione video, eccetera eccetera eccetera. Andiamo su gestione video. Ok, su gestione video voi vedete che c'è una contestazione sul copyright in corso. Ok, se io clicco sulla contestazione, dice che l'autore della rivendicazione è Nirvana Digital 2. Ok, per quanto riguarda il momento, lui, questi sono i contenuti visivi o audio, qua c'è messo contenuti visivi, che dice che io ho utilizzato qualcosa di sua proprietà. Io utilizzo un intro, come tantissimi usano, di Raven Pro Design, dove, se andiamo nella pagina di Raven Pro Design, lui dice che i template sono gratuiti, ok, da utilizzare, però ok, sono progetti gratuiti, però adesso da dove lo ha messo? Ok, dice che questo è un aiuto con Sony Vegas Pro, molti dei miei progetti sono free download, quindi sono gratuitamente scaricabili, editabili e possono essere usati nei video. Basta attribuire l'editore Raven Pro Design, ok? E dargli un credito alla musica, o comunque mettere nel video la descrizione, che è molto importante, ok? Sulla descrizione del video. Se vi guardate i miei video, la maggior parte delle descrizioni dei miei video hanno tutte quante sia il sito dove ho scaricato, quindi Raven Pro Design, e anche la loro pagina di YouTube. Ok, quindi io, per quanto riguarda l'intro, sono a posto. A quel punto uno può dire: ma magari non ti stanno contestando l'intro, ma ti stanno contestando il gioco. Allora, il gioco, facciamo esempio, mi hanno contestato non questo video solo, ma mi hanno contestati tantissimi, praticamente quasi tutti quelli che io ho pubblicato, e la maggior parte delle volte hanno ritirato la contestazione una volta che io ho reclamato contro questa contestazione. Una cosa che mi ha fatto veramente incazzare questa volta è stato che questo gameplay, questo gioco, mi è stato, tra virgolette, a mia richiesta, l'ho richiesto io, mi è stata donata la key per provarlo, fare dei gameplay, fare dei video direttamente dagli sviluppatori del gioco. Quindi questa cazzo di Nirvana Digital 2 non ha nessun diritto né sull'intro né tantomeno sul gioco, e ancora mi rompono i coglioni, ancora contestano questo video, ok? Se poi andiamo a cercare noi in internet Nirvana Digital 2 e io ci ho messo fake, vedremo che ci sono molti commenti, molti post anche di vari forum che parlano che Nirvana Digital 2 è uno di quei network che tante volte a random tipo bot va e lancia dei diritti delle contestazioni su copyright, dicendo che è il loro copyright, che è di loro proprietà, così a random, a caso. Quindi quello che dovete fare quando vi succede, non statevene zitti, cliccate su contestazione, andate, adesso io questo l'ho già contestato, vi verrà fuori qua il pulsante di contestazione, lo contestate. Io scelgo l'ultima opzione, cioè che il video è di dominio pubblico, così. Poi loro vi dicono di spuntare due spunti in cui dite che siete a conoscenza del fatto che i Nirvana Digital 2 non ha fatto apposta così, ma può esserci anche un errore. Scrivete la vostra motivazione. Io l'ultima motivazione l'ho scritto andate a cagare, l'ho scritto letteralmente andate a cagare, perché dopo 20-30 video che io scrivo ho messo il template principale e in descrizione il video non va contro e ancora me le mandano, io ho scritto andate a cagare, mettete la vostra firma sotto, io metto l'enter YouTube e la inviate. Voi potete essere sicuri che entro 2 giorni al massimo, entro 2 giorni la rivendicazione verrà tolta, cioè la contestazione che è partita da Nirvana Digital 2 loro la tolgono, quindi il vostro video tornerà a essere un video pulito senza nessun tipo di contestazione. Perché se anche uno non guardasse il fatto di dire ma tanto io faccio 10 visual, che me ne frega anche se me la contestano, no, il problema è che la contestazione poi resta nella vostra diciamo fedina penale di YouTube, che comunque può dare anche fastidio, a me dà fastidio se succedesse una cosa del genere. Quindi ho fatto questo video solo per questo. Chi è grosso, chi è grande, chi è magari ha più conoscenze su questo discorso, mi può per cortesia lasciare un commento, mi può dire se sono io che sbaglio o se il mio sfogo che ho avuto questa sera con voi è vero, è giusto, è corretto. Io vi prego, chi ne ha più esperienza, chi ha più idee di come funzioni YouTube, magari me lo scrive sotto, magari io sto facendo una figura di merda perché mi sto lamentando in qualcosa di cui hanno ragione loro, però mi sembra tanto strano, perché finché era negli altri video può anche starci, ma in un video in cui i creatori dell'intro danno la possibilità gratuitamente, purché sia messa diciamo all'interno la descrizione, i link, ok, e addirittura il gioco mi è stata donata la key, quindi mi è stata donata a mia richiesta per fare gameplay, per sponsorizzare un gioco che sta per uscire, e ancora rompono il cazzo, e no, e lì mi sono girate anche le palle, ho detto adesso basta. Quindi io spero che questo video per quelli a cui succedono queste cose come me trovino anche la possibilità di dire no, io glielo contesto, vaffanculo, voi contestatelo, vedrete che 99% se non 100% dopo 1 o 2 giorni vi arriverà la mail che dirà che colui che vi ha contestato il copyright ha ritirato la contestazione. Io vi ringrazio per questo video, se qualcuno ha informazioni più specifiche me lo mette in descrizione, e vi saluto a tutti quanti, ciao a tutti.